prima l'approccio ad un adolescente, poi le mani che si allungano sul corpo della ragazzina minorenne Vicentina seduta al suo fianco, un autobus della linea SVT, fino a quando la reazione delle amiche della vittima, di quelle che si stavano configurando come molestie sessuali, ha fatto desistere il 18enne, poi fuggito a piedi non appena l'autista ha arrestato la corsa. L'episodio risale a sabato nel pomeriggio lungo la tratta del trasporto pubblico Cornedo-Valdagno. Non appena possibile, la ragazzina, oggetto delle attenzioni del giovane di origini indiane, ha segnalato il fatto alla pattuglia dei carabinieri di Valdagno. In pochi minuti il responsabile, un 18enne residente in Vallate, è stato acciuffato e portato in caserma. Nel report fornito dal comando, concluso in questa prima fase di indagini con la denuncia in procura per violenza sessuale, vengono citate delle indesiderate carezze sui fianchi della minorenne. Secondo la versione raccolta in sede, se l'approccio sedendosi sul sedile libero e scambiando battute poteva sembrare innocuo e illecito, in pochi attimi il 18enne di nazionalità indiana avrebbe oltrepassato il confine, passando ad effusioni esplicite, subito respinte dall'adolescente impaurita a fronte della spregiudicatezza del comportamento. In questo momento è avvenuta la reazione della compagnia di amici e amiche partiti da Cornedo insieme alla ragazza, sfociata in una tensione forte, fino a quando, pochi secondi dopo, alla prima fermata dell'autobus, il 18enne si è dato alla fuga. In centro poi lo stesso gruppo ha incontrato la stazione dei carabinieri chiedendo aiuto e fornendo un'accurata descrizione del molestatore. I rinforzi giunti dalle stazioni di Crespadoro e Recoaro nel giro di pochi minuti hanno consentito di avvistarlo e prenderlo in consegna.